Buongiorno, siamo con il professor Alfredo Rossi, responsabile scientifico del Policlinico Umberto I per quanto riguarda l'alopecia areata, una patologia di cui soffre moltissima popolazione, sia maschile che femminile, e che il 13 maggio ha incontrato i pazienti che appunto sono affetti da questa patologia. Professore, ci può indicare quali sono le novità sia da un punto di vista scientifico, sia medico che di dispositivi medici che ci sono sul campo e quali sono le criticità che sono emerse da questo incontro? Allora, il 13 è stato un giorno di incontro tra i medici e i pazienti, proprio per far maggior chiarimento su questa condizione, l'alopecia areata, che è una condizione autoimmune non riconosciuta dal sistema sanitario nazionale, ma che da circa 4-5 mesi ha un farmaco che è dedicato a questa patologia. Questa patologia è orfana di farmaci, per cui adesso è stato. I JAK inibitori, che sono potenti farmaci antinfiammatori, sono stati introdotti per la terapia dell'alopecia areata. E quali sono i dispositivi medici? Quali sono le innovazioni sotto questo punto di vista? Che cosa si può fare per l'alopecia e quali possono, ci sono, c'è l'impegno da parte della Regione di prendere in considerazione questa patologia, visto che è orfana? Allora, sì, sicuramente c'è stato, ovviamente nell'incontro era presente l'onorevole Reggimenti che si è fatta carico di questa condizione, portarla in regione per cercare di migliorare quello che può essere la possibilità che questa patologia venga riconosciuta, ma soprattutto vengano forniti ai nostri pazienti le protesi di cui necessitano perché. In alcuni momenti della patologia il cuoio capelluto è completamente calvo e quindi crea disagio da un punto di vista psicologico. Ne abbiamo parlato anche di questo disagio psicologico che è trasversale sia maschio che femmina, ma soprattutto è trasversale nell'età, può colpire bambini che vanno da pochi mesi di vita fino a persone che arrivano a 60 anni, per cui tutto questo momento in cui la patologia può essere presente da un punto di vista psicologico è fortemente impattante. Immaginate non avere capelli, non avere ciglia, non avere sopracciglia, significa cambiare completamente, insomma, guardarsi allo specchio e non riconoscersi più. Per cui questa cosa è stata ben evidenziata, ma soprattutto cercata di far capire anche alla politica per cercare poi di portare questa condizione ad essere riconosciuta e quindi a essere riconosciuti anche tutti quegli strumenti che possono essere utili per questa patologia. Quindi lei ci sta dicendo che l'alopecia è una patologia che colpisce tutte le fasce di età, ma oltre ai dispositivi medici di cui ha parlato, da un punto invece di vista medico, quindi voglio dire di medicina, ecco, per farci capire direttamente dai pazienti, ci sono delle novità anche sotto questo punto di vista? Certo, ci sono delle novità e c'è un farmaco dedicato a questa patologia che sono i JAK inibitori che hanno già dimostrato di essere molto efficaci, ora potranno essere solamente utilizzati nelle forme gravi, praticamente dove non ci sono più capelli o dove la mancanza di capelli è circa l'80%, e questo farmaco ci consentirà di migliorare la vita circa il 40% dei pazienti affetti da questa condizione, quindi sono numeri molto alti da un punto di vista di età. Un'ultima domanda, questo farmaco è mutuabile? È in convenzione? Allora, attualmente no, ma sarà prescrivibile credo nel giro di qualche mese. Ok. Attualmente non è ancora prescrivibile. Grazie mille per lo splendido lavoro che fate, grazie. Grazie a voi. Arrivederci.